Ciao a tutti. Nel video di oggi vorrei consigliarvi qualche bel libro scritto da Massimo Polidoro, un autore che personalmente apprezzo particolarmente e stimo molto anche per il suo grande impegno dato alla divulgazione. Vorrei con questo video iniziare in realtà una serie in cui consigliarvi qualche bel libro scritto da questi divulgatori. Comincerei proprio da Massimo Polidoro, seguiranno poi altri video dedicati per esempio ad Alberto Angela, Pier Giorgio Di Freddi, Dario Bressanini e molti altri divulgatori che personalmente apprezzo e stimo particolarmente. Comincerei però da Massimo Polidoro, che è stato anche il cofondatore del CICAP insieme a Margherita Hack e Piero Angela. Vorrei cominciare consigliandovi in particolare questo libro, ovvero il suo ultimo libro dedicato ad Houdini. Un libro straordinario, mi sono segnato anche alcune parti che vorrei leggervi. Un libro meraviglioso dedicato al celebre illusionista. In realtà la pronuncia corretta non è Houdini, come siamo soliti chiamarlo qui da noi in Italia, ma Houdini. Verrà spiegato proprio all'interno del bel libro scritto da Massimo Polidoro. Vuoi per la mia grande passione per il mondo dell'illusionismo, di cui è un grande esperto Massimo Polidoro, vuoi perché il libro è scritto veramente molto bene, ma da quando l'ho comprato, la sera stessa in cui mi misi a leggerlo, praticamente mi dicevo: ma sì, leggo ancora un paio di pagine, finisco questo capitolo, vediamo come comincia il capitolo successivo, e senza accorgermene praticamente l'avevo finito e ne volevo ancora. Veramente un libro appassionante, scritto bene, consigliatissimo per me. In questo libro troverete anche un ampio spazio dedicato all'amicizia e poi successiva rivalità che ci fu tra Sir Arthur Conan Doyle, ovvero l'autore del celebre personaggio letterario, divenuto poi molto famoso anche al cinema, ovvero Sherlock Holmes, e il grande illusionista Houdini. Massimo Polidoro, scrittore e giornalista, cofondatore e segretario del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, già docente di psicologia dell'insolito all'Università di Milano e storico dell'illusionismo, raccoglie in questo libro il frutto di 30 anni di ricerche che lo hanno portato a incontrare i più grandi esperti e collezionisti di Houdini in tutto il mondo. Houdini fu in qualche modo un precursore del CICAP, ovvero nella sua vita si occupò di sbugiardare molti ciarlatani, medium e altri impostori. C'è talmente tanto materiale su Houdini che bisognerebbe scriverci un libro. Naturalmente tanti lo hanno fatto, i libri su di lui sono decine. Anche se quelli veramente buoni si contano sulle dita di una mano. Che cosa potevo portare di nuovo io? In effetti ho passato una vita a raccogliere materiale su di lui. Ho visitato la sua collezione personale di libri e documenti conservata alla Biblioteca del Congresso di Washington. Ho visto da vicino le sue illusioni e i cimeli personali. Mantengo da anni contatti con i principali storici ed esperti internazionali. Ho avuto il privilegio di visionare la più straordinaria collezione di oggetti appartenuti ad Houdini, oggi proprietà del mago David Copperfield, e ho avuto la fortuna di avere come maestro e mentore James Randi, unico al mondo a poter essere considerato una moderna incarnazione di Houdini. E poi sono uno scrittore, ho pubblicato una cinquantina di libri che vanno dai saggi ai romanzi, e forse potrei riuscire a raccontare la straordinaria avventura umana di Houdini in un modo che sia solo mio, diverso dagli altri. Così ho cominciato con entusiasmo questa nuova impresa ed è stato un viaggio affascinante, divertente, faticoso, illuminante e qualche volta emozionante. L'obiettivo? Raccontare la storia di Houdini per cercare di svelare il segreto che è riuscito a renderlo una figura quasi mitologica. Ci sono riuscito? Giudicherete voi al termine della lettura. Certamente il libro che adesso tenete tra le mani è uno di quelli che mi ha dato più soddisfazione scrivere. Ora tocca a voi partire per questo viaggio emozionante e pieno di colpi di scena. Spero vi divertirete così come mi sono divertito io. Finalmente le luci in sala si stanno abbassando, l'orchestra intona una marcia, il sipario si apre là, sul palcoscenico avanza un uomo dal sorriso contagioso e lo sguardo magnetico, un uomo che per le prossime ore saprà tenerci tutti col fiato sospeso. Signore e signori, ecco voi il grande Houdini. E questo era solo un estratto dalla bella introduzione di Massimo Polidoro al suo libro dedicato al celebre illusionista. All'interno di questo splendido libro troverete raccontata tutta la carriera di Houdini, tutta la sua storia, molto bene, sarà un viaggio veramente appassionante, in particolare se siete anche come me interessati dal mondo dell'illusionismo, e un libro senz'altro da leggere tutto d'un fiato. Verrà raccontata anche la collaborazione che ci fu tra due grandi illusionisti, ovvero Houdini e Georges Méliès, ovvero uno dei primi artisti che la storia del cinema ricordi, i due collaboreranno anche insieme. E proprio il cinema sarà una tappa molto importante nella carriera del celebre illusionista, che dopo aver solcato i palchi dei teatri del vaudeville di tutto il mondo ed essere divenuto celebre ovunque, dagli Stati Uniti all'Europa, comincerà a dedicarsi anche al cinema, fra l'altro sfidando il primo robot nella storia del cinema, ovvero il robot Automaton.
E tutto questo verrà raccontato all'interno di questo bel libro. Il più grande mago di tutti i tempi, l'uomo che nessuna prigione riusciva a trattenere, il nemico giurato di falsi medium e ciarlatani, Harry Houdini fa tutto questo e molto di più. La sua è la storia straordinaria di un bambino emigrato dall'Ungheria negli Stati Uniti, che dalle strade, dove per qualche spicciolo si esibiva come mago, agli albori del Novecento divenne la prima vera superstar internazionale. Il racconto di un uomo eclettico e pieno di contraddizioni, che però riuscì ad affermarsi nei campi più diversi, dal teatro al cinema fino all'aviazione, e che nonostante i suoi limiti si impose come interlocutore imprescindibile anche negli ambienti più altolocati. Una vita che durò solo 52 anni, ma così piena di avventure, colpi di scena da sembrare un romanzo d'appendice. Non stupisce dunque che Houdini, di cui a un secolo di distanza tutti ancora ricordano il nome, sia riuscito nell'impresa più grande di tutte. Diventare immortale. Per me, più che consigliato, veramente è stato bravissimo Massimo Polidoro nello scrivere questo libro. Il libro contiene anche delle splendide fotografie. Troverete qui raccontate in modo puntuale e preciso tutte le più grandi imprese compiute dal grande Houdini, da un grandissimo esperto ed appassionato quale Massimo Polidoro. Un altro bel libro scritto da Massimo Polidoro che vorrei consigliarvi quest'oggi è questo, intitolato Il Sesto Senso. Vi sarà capitato di sognare una persona che non vedete da anni e poi incrociarla il giorno successivo, o di sentire squillare il telefono e avere la sensazione di sapere chi sta chiamando, o ancora di recarvi in un posto per la prima volta e avere l'impressione di averlo già visto. Talvolta alcune persone sono coinvolte in situazioni ben più insolite. C'è chi è convinto di ricevere messaggi dagli spiriti, chi sogna qualcosa che poi sembra avverarsi, chi ha l'impressione di uscire dal proprio corpo. Indagando su questi temi con gli strumenti della scienza, Massimo Polidoro ha raccolto un gran numero di casi e di testimonianze, presagi, sogni premonitori, déjà vu, visioni, esperienze di premorte, telepatia. Si tratta di manifestazioni paranormali o di esperienze che possono avere spiegazioni razionali, forse anche più strabilianti di quelle misteriche? Un viaggio senza preconcetti in un carosello di fenomeni strani, inquietanti, misteriosi. Un confronto diretto con ciò che sembra andare al di là della nostra comprensione. Massimo Polidoro, considerato uno dei massimi esperti internazionali nel campo del mistero e dell'insolito, è stato il primo docente italiano di psicologia dell'insolito presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca. Questo è un altro bel libro che vorrei consigliarvi, scritto dall'autore Massimo Polidoro. In conclusione vorrei consigliarvi questo libro, intitolato L'avventura del Colosseo. L'anfiteatro Flavio, universalmente conosciuto con il nome di Colosseo, per 400 anni fu il simbolo maestoso e cruento di un impero che si credeva eterno e continuò a svettare anche quando, tra guerre e saccheggi, le illusioni crollarono, come un monito alla caducità delle ambizioni umane. Nei secoli successivi conobbe abbandono, incuria, oblio, divenendo di volta in volta rudere, fortezza, lupanare, luogo di preghiere e di cerimonie demoniache, infine meta obbligata per viaggiatori romantici. Oggi più che mai, attrae ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo, emblema di un passato che non smette di esercitare un fascino magliardo sull'immaginario collettivo. È proprio qui, in questo punto nevralgico della nostra storia, che Massimo Polidoro, con una narrazione incalzante ma rigorosamente documentata, che funziona come una portentosa macchina del tempo, ci accompagna in un viaggio lungo due millenni. Non sarà una traversata di tutto riposo, ma un'avventura densa di pericoli, ricca di meraviglie, perché, come un'antica montagna dagli innumerevoli strati geologici, il Colosseo racchiude in sé l'epopea irresistibile, tragica e grandiosa di Roma, dell'Italia e dell'Occidente. Massimo Polidoro, scrittore, giornalista e segretario nazionale del CICAP, che ha contribuito a fondare insieme a Piero Angela, Umberto Eco, Margherita Hack e Umberto Veronesi, è stato docente di metodo scientifico e psicologia dell'insolito all'Università di Milano Bicocca, autore di più di 50 libri e centinaia di articoli pubblicati su Focus e altre testate, e anche conduttore e consulente scientifico di trasmissioni televisive di successo. Tra i suoi ultimi titoli, Enigmi e misteri della storia, Rivelazioni e i romanzi Il passato è una bestia feroce e Non guardare nell'abisso. Massimo Polidoro gestisce anche un bel canale su YouTube con il suo programma Strane Storie. Credo ci sia bisogno di divulgatori bravi e preparati come Massimo Polidoro, Dario Bressanini, Alberto Angela, Pier Giorgio Di Freddi. E mi auguro che continui a scrivere libri così appassionanti il grande Massimo Polidoro. Ci tenei in particolare a consigliarvi questo da amante del mondo dell'illusionismo. Ho letteralmente amato questo libro che ho letto al volo e che penso prima o poi rileggerò anche perché è stato per me veramente appassionante. Con questo perciò vi saluto, vi consiglio i bei libri scritti da Massimo Polidoro e vi rimando ai miei prossimi video. Ciao a tutti e lunga vita e prosperità.